Invece qua già, cioè chi fa le ripetute le deve fare tutte, invece in partita magari ne fai un in meno. Un'illusione mai.
see my friend. Number 40. Please see my 40. Oh. Please see. Live, yeah. Live YouTube, ah. Sul sito Parma, Parma, ah, yeah, yeah. Parma Calcio, yeah. Live match, a match, yeah. Live? Live, 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 live. Wow. Live. Okay. Eh? Okay. In diretta, ah. Streaming live, ah, yeah, yeah, yeah. Ok, okay. Internet, internet, internet. Yeah. YouTube. YouTube, 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 ok. Grazie. Sì, sì, allora sì. Devo fare una foto. È quello là da solo, anche il pallone, che fa continuare grosso, sì. Appoggiato. Sì. E quello è il direttore sportivo lì. Thank you.
bello il lancio. Vediamo. Ottimo. Vediamo che la palla si può fermare qui. Si può controllare con tutte le parti del piede, sia il piatto, sia l'esterno, sia il tacco, che sia la suola. Si può sempre fermare la palla. Bisogna trovare l'attimo migliore. La palla può rimbalzare, si può stoppare prima ancora che tocca a terra, questa volta stop di coscia addirittura, molto bello. Oggi questa amichevole tra la squadra dell'università di Shoei Tokyo di Tokyo contro il Parma Under 17, qua al centro sportivo il Collecchio, campo sintetico, lo chiamiamo allenamento congiunto tra le due squadre, però è un allenamento intercontinentale. Praticamente i ragazzi giapponesi sono 99 e 2000 e affronteranno in allenamento l'Under 17 del Parma. Il primo momento era la primavera, però oggi c'è una partitella in famiglia fra il Parma, squadra di Serie B, e la primavera, quindi è sempre buono il controllo di questo ragazzo. Buono anche il lancio. Questo è il Parma Under 17, che questa settimana ha già fatto un paio di amichevoli, quindi i ragazzi sono sotto pressione. Ieri con la rappresentativa allievi dell'Emilia Romagna hanno vinto 2-0 e oggi contro questi ragazzi giapponesi di Tokyo, vedete come la tecnologia giapponese è molto ci ho provato e non ci sono riuscito, perché col telefono è stato un gioco, un numero. Però non ho l'abbigliamento adatto per questo tipo di... Comincerà la partita e noi la trasmetteremo in diretta sul canale YouTube Coach 6100, proprio per dare a tutti gli amici di Coach la possibilità di vedere questa partita. Ah!
pallone, c'è qualcuno che ha pensato anche a me, andiamo a prenderlo. Una buona partita a tutti gli amici, un arrivederci a presto. Ciao.
Ecco le squadre che entrano in campo qua al centro sportivo di Collecchio per l'allenamento. Tra il Parma Under 17 e la squadra giapponese della University d'Occhio. Tutto pronto per incominciare questa amichevole tra il Parma Under 17 e la squadra di Tokyo della University d'Occhio. Scusa. Parma in possesso di palla, ma subito viene attaccato il portiere che allarga il gioco sulla sinistra. Fa circolare la palla in difesa, il Parma sposta il gioco dalla sinistra verso la destra. Poi passaggio al regista difensivo arretrato che sposta ancora il gioco sulla destra, il pallone finisce fuori, rimessa laterale per il Parma che recupera un buon pallone, poi va a far viaggiare molto bene sulla destra, entra in area, appoggia il pallone a un suo compagno che viene preceduto all'ultimo istante prima della battuta a rete da un recupero in extremis di un difensore della d'Occhio University. Pallone che verrà rimesso dal portiere con pallone a terra, lungo lancio, scavalcare, salta molto bene di testa, subito un avvio veloce della partita. Rimessa laterale sulla corsia di destra dei giovani in maglia bianca, pantaloncini granata, tentano di entrare in area, vengono subito bloccati
questa incursione dalla destra, ancora una rimessa laterale, sarà il numero 57 che tocca corto per il numero 54, passa indietro la palla, riparte dalle proprie retrovie la squadra giapponese, rischia un po', però il numero 50 a portare il pallone, adesso il numero 57 che cerca di farsi largo, però si gioca in spazi ristrettissimi e ad altissima velocità, prova adesso il Parma ad andare via sulla sinistra, poi viene fermato e si porta il pallone fuori l'attaccante del Parma per la rimessa da fondo campo del portiere, sempre con i piedi, lancia sempre lungo, controlla un buon pallone però lo perde il numero 52 della squadra in maglia bianca, il Parma cerca di impostare il proprio gioco dalla sua difesa, si rischia un po' in questi casi quando il pallone arriva al portiere e si lotta a centrocampo per il possesso della palla ed è la squadra in maglia bianca, poi si fa portare via un pallone da un giocatore del Parma, adesso è sempre il Parma sulla corsia di destra, buono il passaggio centrale sull'attaccante che però cerca di far viaggiare sulla sinistra il suo compagno ma non ci riesce, si lotta molto a centrocampo, non c'è tempo proprio per ragionare, ma bisogna giocare la palla più velocemente possibile perché è il Parma sempre in possesso di palla, lungo lancio sulla destra, controlla bene, entra in area ed è la prima vera occasione per il Parma con un tiro destinato in fondo alla rete. Prima vera occasione pochi minuti di gioco, risultato ancora bloccato sullo 0-0, non siamo stati infallibili nella preparazione di questa partita, però il Parma nei primi 5 minuti ha già avuto una grossa occasione respinta dal portiere in disperata uscita, tiro sembrava anche angolato, è ancora il Parma che cerca una verticalizzazione, la trova, torna sui suoi passi e poi il giocatore del Parma serve un suo compagno che non riesce a calciare in porta, il tiro viene un po' sporcato, non colpito bene, quindi il quinto minuto, quasi sesto minuto di gioco, altra occasione per il Parma per portarsi in vantaggio, però non è riuscito il tentativo dell'attaccante del Parma che ieri
ha segnato una doppietta contro la rappresentativa, giocava con il numero 9 e ha segnato una doppietta contro la rappresentativa regionale degli allievi dell'Emilia Romagna. Queste partite sono più gradite, più apprezzate dai giocatori, più di un allenamento, perché nell'allenamento devono correre tutti, invece in partita uno può risparmiarsi e a mio avviso ci si diverte anche di più avere un avversario contro e non pensare sempre solo a correre. Adesso gioca molto bene la squadra in maglia bianca, libera sulla destra per il cross teso, basso, però viene respinto in calcio d'angolo da un giocatore del Parma. Però è da sottolineare questa incursione sulla destra con un cross dal fondo, cross non impeccabile perché il pallone era teso, però basso, e respinto dalla primo difensore sulla traiettoria. Adesso invece ci prova dalla sinistra, ancora con un altro cross dentro l'area, si fa portare via un pallone e poi tira di prima intenzione dentro l'area il giovane in maglia bianca, e il portiere è ben piazzato e non ha difficoltà a neutralizzare questo tiro, però si è affacciata in area del Parma, e con questa conclusione in porta, però neutralizzata molto bene dal portiere che l'ha bloccata in presa. Adesso è sempre il Parma, si lotta su per la conquista del pallone, poi il pallone finisce fuori, rimessa con le mani per il Parma. Si destreggia molto bene fra due avversari, poi gli franano addosso, l'arbitro lascia correre e quindi è la squadra in maglia bianca a ripartire con gran velocità sulla destra, tenta di entrare, supera il suo diretto avversario, poi tira di prima intenzione. Ottima anche questa giocata, finta di entrare in area, poi si sposta il pallone con il tacco, si accentra e poi calcia di sinistro il numero 88. Ancora una volta ben piazzato il portiere del Parma, si accartoccia e fa sua la palla. Ancora il Parma adesso che cerca di impostare dalla sua difesa il gioco, l'azione. Poi il lancio in avanti è sbagliato, recupera il pallone il numero 54 che lo tiene in campo, poi lo perde a sua volta. È sempre il Docchio in avanti, sempre con azioni ficcanti in velocità, stavolta tenta la conclusione da fuori area al numero 35, colpisce male il pallone e palla che si spegne fuori dal terreno di gioco, molto lontano dai pali difesi dall'ottimo portiere del Parma, che fino adesso è stato molto attento nelle due conclusioni, non irresistibili ma in porta, e quindi quando un tiro finisce in porta è sempre una conclusione pericolosa. Giostra ancora molto bene con questo spiovente in area che viene raccolto dall'altra parte sempre dalla squadra. La partita aumenta di ritmo, si corre ai 100 all'ora e poi una volta entrati in area si cerca la conclusione in porta. Partita vivace, vibrante, primi 10 minuti. Tutte e due le squadre cercano la via del gol senza risparmiarsi sulle
conclusioni o sulle incursioni, calcio d'angolo, respinge un difensore, poi da fuori area tenta una conclusione, pallone colpito male di sinistro, non coordinato bene, stavolta il ragazzo giapponese, pallone che finisce molto lontano dalla porta. Onore della cronaca, c'è da dire che i ragazzi giapponesi hanno un anno in più, anche due dei ragazzi del Parma. I ragazzi giapponesi sono tutti 99-2000, i ragazzi del Parma sono 2001, quindi la differenza di età in questi casi può anche fare la differenza. Tenta ancora una conclusione da molto lontano, tiro respinto dal corpo di un difensore del Parma e pallone che finisce fra le braccia del portiere che la smista subito sulla destra, pallone raso terra ancora sulla destra, poi torna sui suoi passi, pallone che viene rispedito indietro ancora sul portiere, portiere allarga dall'altra parte. Sempre il portiere, un playmaker con i piedi e a rilancio lungo che va a finire. Rimessa laterale perché l'ultimo a toccare il pallone è stato il colpo di testa del difensore del Parma. Che ha spedito il pallone direttamente fuori dal campo. Rimessa laterale con le mani del numero 57. Ancora il portiere che allarga subito il gioco sulla sinistra. Pallone che torna indietro. Si gioca un po' con gli stessi canovacci. Si parte sempre dalla... con la palla dal portiere che con i piedi fa viaggiare i suoi compagni. Adesso sono i ragazzi in maglia bianca che tentano un'incursione sulla sinistra, subito fermata, si lotta ancora per la conquista del pallone, pallone che poi finisce fuori per la rimessa laterale per il Parma. Risultato ancora fermo, siamo al quarto d'ora di gioco. Parma che è andato più vicino al vantaggio quando è capitato sui piedi dell'attaccante un pallone calciato anche bene, ma il portiere il giapponese si è superato tuffandosi sulla sua destra e neutralizzando la conclusione pericolosissima dell'attaccante del Parma. Ancora un lancio lungo del portiere, ancora il colpo di testa del difensore del Parma, un altro colpo di testa, pallone addomesticato però dai centrocampisti giapponesi che là vedete la sovrapposizione molto bella, il lancio però chiude bene il difensore del Parma, ma la rimessa è del Parma, quindi buono recupero del difensore che ha dovuto ingaggiare un duello in velocità col giovane e l'ha fermato e si è guadagnato anche la rimessa laterale. Adesso il Parma è costretto a lanciare lungo, pallone che va a finire nelle maglie difensive della squadra giapponese che vede dall'altra parte suo compagno, lo serve molto bene,
ancora il Giappone, possesso di palla, si muovono in tanti, preferisce il suggerimento al portiere che scambia subito sulla destra, buono il controllo, l'1-2 però non riesce, riparte il Parma che fa viaggiare molto bene, tutto solo l'attaccante che entra in area, serve subito e ancora un altro intervento salva il risultato del portiere. Ottima questa azione del Parma, ottimo lo smarcamento sulla sinistra dell'attaccante che di sinistra ha servito a colpo sicuro il suo compagno che stava arrivando in corsa proprio a poca distanza dalla porta. Anche il tiro è stato un tiro deciso, ma un'altra parata, stavolta è la seconda, salva il risultato e quindi il risultato fermo ancora 0-0. Però il Parma che insiste molto, creando due grosse occasioni che per la bravura del portiere non è riuscito a finalizzare. Comunque un Parma che sta crescendo, anche se in campionato ha delle difficoltà. Infatti occupa l'ultimo posto in classifica del campionato allievi nazionali, adesso under 17, però in queste due amichevoli ha sicuramente dato una prova di forza delle sue qualità, delle sue potenzialità. Anche oggi sta affrontando con grande autorità questa partita. Gli avversari sono sconosciuti, però sono ragazzi che si impegnano a fondo. Vedete che è sempre pericoloso quando si spinge in avanti. Squadra giapponese è ancora in possesso di palla. C'è stato forse un buco nella diretta, sembra che adesso siamo ancora live ed è il Giappone che spinge e riesce, passa in vantaggio con questo, è il numero, quindi al 20° del primo tempo. È il numero 52 che si porta in vantaggio la sua squadra. Parma che aveva dato l'impressione di riuscire a controllare, gestire bene questa partita, mancando solo in fase conclusiva. Poi a sorpresa al 20° del primo tempo c'è stato il vantaggio. Il Parma adesso che risponde subito. E la punta avanzata, il numero 52, dotato di un buon fisico e di una buona rapidità, che si è destreggiato bene in area. Vedete che è difficile fermarlo, adesso è stato fermato con le maniere forti. Lascia andare l'arbitro ed è il raddoppio adesso dei giovani ragazzi del Giappone, un 1-2 micidiale del primo tempo. Forse l'arbitro ha lasciato correre, però poi ha fermato il gioco e ha annullato giustamente.
perché era in posizione di fuorigioco l'attaccante, si era trovato tutto solo il pallone ai piedi dentro l'area, quindi ancora risultato 1-0 per i ragazzi di maglia bianca che si sono portati in vantaggio un po' sorpresa dopo aver subito un po' un Parma autoritario che ha imposto il proprio gioco andando vicino due volte alla prima marcatura. Però il Giappone che adesso sta prendendo coraggio, gioca molto alto, il Parma è costretto a indietreggiare, la squadra un po' corta, però squadra corta però chiusa nella sua metà campo, poi fa fatica a uscire. Vedete come sono corretti anche i giocatori del Giappone, che non fanno interventi scoordinati, ma il loro gioco si basa sulla tecnica, quindi sul controllo di palla, sul movimento, perché il pallone viene sempre prima controllato, prima domesticato e poi dopo giocato. Vedete, si tenta anche la soluzione personale. Quando si perde la palla si va subito a cercare di riconquistarsela e non si sta fermi a guardare le giocate. Comunque Parma che sotto di un gol al 24esimo del primo tempo. Gran movimento dei giocatori senza palla, quando un giocatore del Giappone ha la palla, vedete quanti si muovono, infatti è proprio il movimento dei giocatori senza palla che fanno e poi un lancio a sorpresa sulla sinistra. Comunque il Giappone più pimpante adesso, Giappone più reattivo, Parma un po' in difficoltà, vedete anche questo passaggio, no? Poi riconquista un ottimo pallone, lo difende, però è circondato subito da un numero alto di giocatori avversari, perde il pallone, riconquista ancora il pallone, lo porta ancora, lo perde e rilancia molto bene la sua ripartenza, perché i giocatori, gli avversari giocano con il sorriso proprio perché è un divertimento per giocare a calcio e dovrebbe sempre essere così, si guarda il risultato ma si cerca anche di divertirsi, è chiaro che se il risultato poi è negativo, ci si diverte un po' meno, però le basi del calcio sono proprio divertimento e passione. Vedete che non c'è mai un intervento fuori tempo degli avversari, proprio questo sono un po' le basi del calcio, gli interventi devono sempre essere a tempo, nel senso che la giocata deve essere preparata prima,
finisce adesso. Forse si giocheranno tre tempi da 20 minuti, giusto? Free time for over 20 minutes. Free time. Grazie.
comincerà il secondo tempo di questo allenamento con il Parma sotto di un gol. Le squadre che stanno tornando in campo per il secondo tempo, tempi ridotti da 20-25 minuti, vediamo quello che deciderà comincia. È il Parma che comincia a giocare secondo tempo. Si mangia una grande occasione, si divora. Secondo minuto di gioco, l'attaccante del Parma che ben smarcato tutto solo entra in area, poi colpisce male il pallone di sinistro, pallone che non c'entra neanche la porta ma proprio calciato male, quindi occasione sfumata per il Parma per riportarsi in parità. Anche nel primo tempo ha sbagliato due gol e poi ne hanno subito uno trovandosi sotto di un gol. Battute iniziali dove si cerca di
di imporre la propria supremazia, ma le due squadre stanno giocando a viso aperto. Parma che deve recuperare lo svantaggio di un gol in questo secondo tempo. Però i ragazzi giapponesi non lasciano spazi giocabili. No, è in diretta. È in diretta, in diretta. È incredibile. Pallone che si stampa sul palo, poi torna in campo da un rilancio di un difensore che colpisce l'attaccante giapponese. Parma che cerca di stringere i tempi. Sei minuti di gioco, la partita è ancora aperta. Le due squadre giocano senza risparmiarsi, però è il Parma che deve cercare di recuperare lo svantaggio, ma il Giappone sta interpretando con grande personalità questa partita, anche proprio perché c'è un anno di differenza fra i ragazzi in campo e a questa età, un anno di differenza è un vantaggio non da poco. Però il Parma risponde molto bene. A questa freschezza atletica degli avversari. Arriva il raddoppio dei ragazzi giapponesi all'ottavo minuto di gioco. È stato un po' fermo a guardare la difesa del Parma. Si è inserito bene. Veloci così nello stretto.
2-0. Abbiamo sistemato la grafica, il Parma è sotto di 2 gol. Anche se il risultato è negativo per il Parma. Ha avuto diverse occasioni il Parma per passare in vantaggio, per pareggiare, ma non ha saputo sfruttare le occasioni che gli sono capitate. Invece i ragazzi del Giappone pur senza crearsi grandi occasioni, con minimo sforzo hanno ottenuto il massimo risultato. Sì.
fatto male un ragazzo del Parma che è fuori dal campo, un po' dolorante, non abbiamo visto quello che è successo. Adesso il numero 63 del Giappone che con un bellissimo tiro da fuori area va proprio a centrare il palo col portiere che era ormai fuori causa. Quindi Parma un po' in difficoltà in questo secondo tempo, oltre ad aver subito il gol del raddoppio. Sta subendo un po' l'iniziativa dei ragazzi del Giappone, c'è questo break però del Parma che porta la palla, non aveva nessun compagno in appoggio, quindi ha cercato la soluzione personale, ma una volta arrivato al limite dell'area ha cercato la conclusione, subito però bloccata da un difensore che è andato a murare il tiro dell'attaccante del Parma. Adesso è sempre il Giappone che dirige le operazioni di gioco. Parma è costretto ci sono diversi cambi nelle file. Volta tenta due numeri, riescono tutte e due, prima un tunnel, poi un double touch, come si suol dire, con i due piedi. Un po' di spettacolo, che la partita è proprio più di un allenamento, quindi è bello apprezzare queste giocate. Cercate, volute e riuscite soprattutto. Sono sempre numeri che rendono bello, rendono creativo, estroso questo nostro sport. Un po' in disarmo in questi tempi. Vedete l'agonismo ancora dei giocatori del Giappone che vogliono uscire vincitori questo scontro amichevole. C'è da sottolineare sempre la grande correttezza di questi ragazzi giapponesi che non hanno mai commesso un fallo se non un normale fallo di gioco. È così che bisogna fare quando si insegna calcio, soprattutto la correttezza in campo, non entrate fallose. Un po' piacevole quando si sente dire entra duro, ma è una terminologia che non fa parte del calcio, perché non si può dire entra duro
bisogna entrare corretti e soprattutto bene. A volte vale più non entrare che entrare in modo sbagliato, perché non è della terzo gol adesso, un po' sta un po' dilagando. Vediamo che i ragazzi giapponesi sono in tanti, quindi c'è un vedete come sottolinea anche l'arbitro, sottolinea questa differenza di atletica fra le due squadre. Il Parma che si è un po' spento dopo aver incominciato molto bene questo secondo tempo, invece si è un po' seduto di fronte a questa esuberanza, strapotere atletico dei ragazzi giapponesi, che sono in tanti, non è che praticamente hanno cambiato nel secondo tempo, hanno cambiato tutta la squadra, e quindi non è che c'è stato una metamorfosi, una differenza così rispetto al primo tempo, perché sono tutti freschi. E sappiamo che quando c'è la voglia di giocare si entra in campo per giocare, la freschezza può essere l'arma in più. Parma, avendo giocato ieri un'altra partita dispendiosa, perché anche gli avversari, come oggi, volevano figurare bene, però adesso c'è una sola squadra in campo e sono i ragazzi del Giappone, i ragazzi di Tokyo, dell'Università Tokyo. Che non tirano fiato, ma corrono in ogni parte del campo e non danno respiro, non danno tregua. Che poi sono anche tecnicamente sono anche bravi, non buttano mai via il pallone, ma lo giocano sempre. Stavolta il passaggio è impreciso, però vedete come va subito la riconquista, cercare di riconquistare il pallone. Vedete? Stavolta tenta il numero, sono invece di cercare il tiro. Sta dominando la squadra avversaria, una sola squadra in campo, ma è del tutto comprensibile.
adesso cercano il possesso, si smarcano bene due giocatori, due attaccanti del Parma, ma il suggerimento non va a buon fine, erano partiti bene, non in fuorigioco, uno da una parte e uno dall'altra, buono questo movimento in fase offensiva del Parma. Adesso c'è l'uno contro uno, però non riesce. All'attaccante del Parma superare l'avversario, quindi pallone ancora in possesso. Adesso hanno richiamato alcuni ragazzi dell'Under 16, proprio per dare maggior freschezza, dare ai giocatori del Parma stanchi. Forse siamo arrivati a stabilire che ci saranno tre tempi da 30 minuti ciascuno. Però il Parma ha richiamato i rinforzi, i giocatori dell'Under 16, questo è Schifano, molto bravo nella tecnica, fa anche gol, quindi un po' di linfa contro questi scatenati, linfa nuova contro questi scatenati avversari. Vanno ancora alla conclusione da fuori area, tiro non irresistibile, però il portiere del Parma deve allungarsi e smanacciare la palla in calcio d'angolo. E va alla conclusione, stavolta non c'entrando lo specchio della porta, però un'occasione pericolosa, un'occasione per il Parma di accorciare almeno le distanze, fare il gol della bandiera, gol che non arriva, però quindi il risultato ancora fermo solo 3-0 a favore del Giappone. Però un Giappone che non molla di un non molla niente.
Vedete che con il ricambio dei giocatori in campo la partita adesso non è più così a senso unico. Parma riesce a contrapporre una resistenza migliore. E finisce adesso il secondo tempo. Terzo tempo, tre tempi da 30 minuti ciascuno. Parma ha bisogno di rifiatare un po' anche per l'impegno sostenuto ieri contro la rappresentativa, vinta dal Parma, la rappresentativa a Lievia. La rappresentativa a Lievi, Emilia Romagna. E oggi subito un'altra partita contro gli scatenatissimi avversari. Perché a me mi girano solo i messaggi col numero, allora io chiamo il numero. Io sono dall'altra parte adesso. Comunque, no, anche perché così sono sicuro che è il numero questo, giusto. Io stamattina ho chiamato, perfetto. Sì, va benissimo. Devo attraverso la strada, ok, grazie. No, io stamattina gliel'avrei restituito, però. Thank you.
terzo tempo è 3-0 per gli avversari qua a Collecchio, centro sportivo del Parma. Il risultato non conta niente perché è un allenamento. Però da fare complimento agli scatenatissimi avversari che corrono come diavolo. Mezz'ora ancora di gioco di questa partita con gli avversari sempre possesso di palla e a dirigere le operazioni di gioco, il Parma che è costretto a subire l'iniziativa di questi scatenatissimi ragazzi che fanno della loro freschezza atletica e forza fisica e bravi anche tecnicamente, molto corretti in campo. Parma che deve un po' subire. Le iniziative anche il Parma ha cambiato tutti i giocatori in campo, quindi anche questo tempo, terzo tempo, sarà una partita aperta. Agonisticamente combattuta. Vedete che il Parma gioca bellissimo pallone in area, però non trova nessuno pronto a raccogliere il suggerimento. Però Parma più vivo rispetto al secondo tempo, non era dispiaciuto nel primo tempo, si era adesso è una partita ancora equilibrata. Parma riesce a tenere il possesso di palla. Cosa che nel secondo tempo non riusciva. E tenta la conclusione che finisce fuori d'un soffio, però Parma più vivo. Adesso sono gli avversari a subire un po' la supremazia territoriale del Parma. Vedete come riescono anche i recuperi sui giocatori portatori di palla del Giappone. Ma
Pericolo scampato ancora per il Parma. L'attaccante supera anche il portiere, poi da posizione un po' defilata, tira in porta, recupera bene il portiere in tuffo. Però questo terzo tempo, partita equilibrata, Parma riesce a rispondere colpo su colpo agli avversari. Bella questa sovrapposizione sulla destra con un spiovente molto insidioso in area, non raccolto. Un Parma adesso che con buone trame di gioco, molto più efficace. Non ci sta a subire. E i mezzi adesso ci sono per non subire. Andrea!
Rich! 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 Bella combinazione in attacco del Parma, servito il suggerimento, un assist perfetto per la corrente Schifano che si inserisce bene in area, e però il tocco risolutivo non è dei migliori, il pallone indirizzato verso l'angolino più basso alla sinistra del portiere finisce fuori e sfuma anche questa occasione per il Parma almeno di segnare il gol della bandiera, anche se il risultato Parma che si meritava il gol della questa partita, però è mancato in fase realizzativa nella fase finale. Non riesce la deviazione vincente sul cross in corsa dalla sinistra dell'attaccante del Parma che sfiora la palla di testa ma non bella questa azione da una parte per il Parma che viene vanificata nel passaggio decisivo, poi subito la ripartenza veloce degli avversari che vanno alla conclusione da dentro l'area con un raso terra in diagonale, pallone però viene parato con i piedi dal portiere. Terzo tempo equilibratissimo e adesso è il Parma che ha l'occasione buona e viene atterrato in area, calcio di rigore, atterramento netto, si era liberato del suo avversario dopo un'indecisione del difensore dell'attaccante del Parma, si era liberato con una finta e si era preparato a colpire la palla, calcio di rigore. E viene neutralizzato, parato ottimamente, calcia, intuisce la,
l'angolo, il portiere, tiro non irresistibile, quindi il risultato che rimane ancora bloccato 3-0. Primo gol. Ho fatto i complimenti all'attaccante, il numero 52, che aveva portato in vantaggio la sua squadra con una incursione in area che ha lasciato immobile la difesa, si è incuneato bene e con un raso terra in diagonale ha superato. Quindi altra occasione sprecata del Parma, addirittura un calcio di rigore che avrebbe perlomeno nel terzo tempo dato la vittoria. Si era procurato il rigore, l'aveva tirato. Per un attaccante un errore dal dischetto è sempre un po' una macchia nella sua prestazione. Tenta la via del gol con un tiro da fuori l'attaccante del Parma, Schifano. Tiro però è debole e arriva senza problemi fra le braccia del portiere. Grazie. Ancora il Parma in avanti, bello il traversone che arriva dall'altra parte, arriva il gol, molto bello, tiro che non era destinato in porta ma sulla traiettoria, c'era l'attaccante del Parma che molto bene. Con cara. Ha deviato, diciamo, un tiro cross in porta. Parma molto positivo in questo terzo tempo, che pur avendo sbagliato un rigore è riuscito a segnare al 20° con una deviazione sotto porta in seguito a un tiro che probabilmente sarebbe finito fuori, ma sulla traiettoria c'era l'attaccante. Che ha trovato la deviazione vincente, cambiando il risultato da 3-0 a 3-1. Vedete con quanto agonismo
si gioca ancora al 20° del terzo tempo. Parma 1, Shimeji d'occhio. Abbiamo Shimeji d'occhio, la squadra che oggi sta giocando contro Japan. Tokyo, eh? Tokyo. No, Kyogo. Dobbiamo rettificare, non è Tokyo. È Shogo. Da qui viene veloce. Shogo. 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 Un po' di giapponese non guasta nel calcio. Under 22. It's good for you. Two goals yesterday. Yesterday? No. Tutti? Top team. Under 22 top team, 22 top team, top pro. No. No. Team young. Yeah. Under
Voi siete più finisce in questo istante
partita amichevole fra la squadra giapponese e il Parma Under 17. Ciao, ciao. Tre tempi, il primo tempo si è chiuso con il vantaggio della squadra giapponese 1-0, secondo tempo altri due gol della squadra giapponese, 3-0 risultato parziale, e il terzo tempo ha visto invece il gol del Parma, il rigore sbagliato del Parma. Una partita giocata a ritmi molto alti, anche e soprattutto per la verve atletica dei ragazzi giapponesi. E il Parma che ha risposto bene, un allenamento molto proficuo, un banco di prova importante per questi giovani ragazzi di Parma. Contro avversari che hanno sfoderato un'ottima prestazione qua a Parma, e dal centro sportivo di Collecchio un saluto a tutti da Franco di Calcio Social.